Io. Vediamo i decreti di espulsione come funzionano. 28.626 sono i provvedimenti di rimpatrio di migranti emessi lo scorso anno, di cui ne sono stati eseguiti 5.817, un quinto. Gli irregolari, senza un documento valido, possono essere espulsi solo dopo l'identificazione e lasciapassare delle autorità consolari del proprio paese. Normalmente non è possibile effettuare queste operazioni in un brevissimo lasso di tempo e perciò bisogna ricorrere all'unico strumento, l'unica struttura di trattenimento che esiste nel nostro paese, che è il Centro di Identificazione ed Espulsione, il cosiddetto CIE. Come mai c'è questa differenza tra quanti dovrebbero e quanti invece poi vengono effettivamente rimpatriati? Beh, la differenza è proprio dovuta al fatto di coloro i quali hanno avuto un transito in un CIE o comunque hanno avuto la possibilità per la situazione contingente di immediato riconoscimento da parte delle autorità. Diversamente, per coloro i quali invece non hanno assegnato un posto CIE perché ad esempio non vi era la indisponibilità nel momento della richiesta effettuata dalla questura, a quel punto viene emesso un ordine a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni e obiettivamente spesso capita che questi soggetti non ottemperano all'ordine. Riguardo poi a quelle che possono essere le situazioni che vengono date dagli stranieri per cercare di evitare il rimpatrio, naturalmente quelle dei conflitti sono facilmente verificabili in relazione all'area geografica di asserita provenienza, poi ve ne sono altre che sono tipicamente soggettive, ad esempio la legislazione di molti paesi africani prevede il divieto proprio come vero e proprio reato l'omosessualità e allora vi sono moltissimi soggetti che si definiscono omosessuali, altri che invece cercano di evitare la decisione di rimpatrio fingendosi minorenni, perciò tutto questo tende a confondere e ritardare le procedure di identificazione e a portare a una definizione anche della veridicità della situazione rappresentata che merita tutela.